Ciao a tutti, qui Alice Verti, come sempre sono tornata dopo un po' di pausa estiva perché faceva troppo caldo per registrare nuovi video e anche montarli, perché in realtà ne ho un bel po' di girati di tempo fa, però ancora non ho avuto modo di montarli. Comunque rieccoci dopo la pausa estiva. Ho pensato che oggi vorrei darvi alcuni consigli che mi sono stati dati a mia volta da gente molto più brava ed esperta di me in passato su come realizzare una buona illustrazione. Come sempre tenete a mente che questa è la mia esperienza personale e il modo con cui lavoro io, perciò poi sarà ad ognuno di voi utilizzare queste conoscenze come meglio crede e adattandole ovviamente al proprio lavoro e al proprio stile. Prima di cominciare il video volevo ricordarvi che è uscito il mio nuovo libro Calypso, edito da Bao Publishing. Lo trovate in tutte le librerie, fumetterie, sul sito di Bao, su Amazon, insomma ovunque si possono comprare libri, e nella box in descrizione. Mi raccomando, non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento e andiamo. Partiamo dal presupposto che le illustrazioni non vanno fatte a caso. Già, in teoria vediamo la gente che fa le cover dei propri fumetti, per esempio mettendosi semplicemente a disegnare ciò che ci piace, o i protagonisti della storia, e in teoria va bene, ma purtroppo bisognerebbe metterci un po' più di ragionamento e non è così semplice fare un disegno, almeno farlo bene e ragionato. Comunque ora proverò a insegnarvi alcuni trucchi per migliorare e lavorare le vostre illustrazioni, diciamo, con un po' più di cervello, un po' più di testa. Per quanto invece appunto riguarda una cover di fumetto vera e propria, non preoccupatevi, farò un video riguardo che troverete sul mio canale. Potete applicare questi consigli che vi darò assieme a quello che vi racconterò in quel video. Il primo punto è la composizione, cioè la cosa più importante, e dovete pensarla da subito, pensando a tutti gli elementi che volete utilizzare nella vostra scena. La composizione è sostanzialmente lo scegliere il modo in cui sono disposti gli elementi all'interno della vostra illustrazione. Quindi come prima cosa chiedete: qual è il mio main focus? Cioè, dove voglio che si posi l'occhio della persona che sta guardando? Qual è la cosa più importante che devo mettere in risalto nella mia illustrazione? C'è una grafica? C'è un testo che devo tenere in considerazione mentre penso a come disporre gli oggetti? Alcune basi che potete usare per fare una buona composizione possono essere i triangoli rovesciati o dritti, in cui il focus principale è uno dei due punti. Questo schema ha quadrati, in cui il focus occupa uno dei punti di intersecazione tra le linee, o la famosa sezione aurea, il cui focus sarà il centro della spirale. Vi faccio vedere anche degli esempi pratici con delle mie illustrazioni. Questo ovviamente può valere per qualsiasi cosa stiate facendo, come ad esempio le foto. Per esempio la fotocamera dell'iPhone, se ci fate caso, ha l'opzione per avere questa griglia mentre scattate le foto, quindi davvero lo potete applicare a qualsiasi cosa che state facendo. Secondo punto, quando avete scelto dove sarà il vostro focus, dovete pensare a come posizionare gli elementi in base a quel focus. Mi spiego meglio. Tutti gli elementi che voi inserirete dovranno portare l'occhio a guardare quel punto che voi volete sottolineare. Come farlo, però, ci sono vari metodi. Per esempio, con gli elementi che disegnerete. Ad esempio, non so, c'è un palazzo storto che porta l'occhio al focus, con la prospettiva, con altre linee, con la posizione di un braccio, di un accessorio, un qualcosa in movimento. Tutto in realtà può diventare utile a portare l'occhio dello spettatore al vostro punto di interesse. Oppure lo potete fare con i colori. Per esempio, il colore rosso è quello che attira maggiormente l'occhio umano. Oppure lavorando ovviamente con i contrasti, cioè se uno sfondo è tutto azzurro, l'unico colore diverso sarà quello a cui l'occhio punterà per primo, oppure lavorando con la saturazione. Se usate un colore più vivido, salterà più all'occhio di uno meno saturo, chiaramente. In generale diciamo che nella realtà gli elementi più saturi sono sempre in primo piano, mentre man mano che gli elementi sono di sfondo o si allontanano, sono più chiari. Pensate per esempio a quando guardate le montagne, quelle più in fondo hanno un colore meno intenso. Questo, vabbè, è dovuto all'atmosfera, però dobbiamo applicarlo appunto anche nel nostro disegno. Ecco infatti perché per il disegno è la stessa cosa. Osservate la realtà per migliorare, questo è molto importante. Quando invece abbiamo qualcosa in primissimo piano, spesso è molto più scuro e talvolta sfocato, ovviamente poi in base alla focalità che decidiamo di dare al disegno. Però questo era un esempio, presupponendo che l'elemento di interesse sia al centro. Quindi se tenete a mente questi piccoli accorgimenti, secondo me verrà fuori una cosa molto molto interessante. Per saperne di più vi consiglio il mio video sulla teoria del colore spiegata brevemente, è molto utile, ma vi insegno meglio come scegliere i colori giusti per un'illustrazione. E così riusciamo ad avere un'illustrazione che funziona. Se abbiamo poi del testo da inserire, è bene sapere che sarà prima di iniziare il disegno che dobbiamo pensare dove posizionarlo, perché il testo e le grafiche hanno un ruolo ben preciso
è importante, è un peso visivo molto forte che non possiamo prendere in considerazione solo a lavoro finito. Lo stesso vale con i balloon in una tavola di fumetto. Dobbiamo pensarli come se fossero parte integrante del disegno e non aggiungerli dopo dove capita. Ad esempio, con la cover di Calypso, per esempio, i capelli ho dovuto farli in modo che non coprissero la scritta e sono stati fatti in conseguenza alla scelta del font e della dimensione del logo. Per questo però, appunto, ve ne parlerò meglio in un altro video, ovvero come realizzare al meglio la copertina di un fumetto. Questi consigli sono super veloci e spero vi siano comunque stati utili. Grazie per aver visto il video, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di andare a cercare Calypso in libreria. Ciao, a presto!